Buongiorno a tutti, ringrazio innanzitutto il nostro ospite, l'ingegner Desiata, per aver accettato l'invito dell'Associazione Normalisti a intervenire qui alla Scuola Normale con due relazioni su due temi, come vedremo, abbastanza diversi tra loro, seppur con qualche possibile collegamento e intreccio. Segnalo che questo evento è stato organizzato ed è la prima volta che succede in collaborazione con l'Associazione Allievi e con l'Associazione Ex Allievi della Scuola Superiore Sant'Anna, con cui speriamo di collaborare in futuro anche per altre iniziative simili. Ringrazio voi del pubblico per essere intervenuti in questa occasione, per noi così importante anche nell'ottica di una collaborazione tra le nostre associazioni. Due brevi parole di presentazione del nostro ospite. L'ingegner Desiata ha un'esperienza di lavoro molto interessante, ha lavorato in Enel, in Procter & Gamble ed altre importanti società multinazionali e nel luglio 2016 è approdato come amministratore delegato a Sogin, che è l'azienda di Stato che si occupa di smantellamento degli impianti nucleari. Per il profilo più strettamente collegato alla conferenza di stamani, lascio la parola anche per un saluto da parte della scuola al nostro vice direttore, professor Claudio Ciociola. L'ingegner Desiata, o meglio Lucas Cupidus, se ho letto bene, da qualche anno è direttore di una rivista, di un periodico specializzato che si intitola Hebdomada Enigmatum, l'equivalente della nostra settimana enigmistica, rivista però a diffusione internazionale. Che ha per oggetto appunto l'applicazione al latino di cruciverba e altre forme enigmistiche. Questa rivista, dedicata all'enigmistica latina, ha avuto addirittura un ulteriore sviluppo in direzione del greco antico, perché ha prodotto, se posso usare un termine vostro e non nostro, uno spin-off che è Onomata Kekias Ben, che è appunto la versione dedicata al greco antico di questa iniziativa. Con questo spero di aver ulteriormente alimentato la curiosità per l'intervento di questa mattina. Rinnovo il mio vivo ringraziamento e lo ascoltiamo con piacere. Grazie. Grazie sia all'Associazione degli ex allievi del Sant'Anna che all'Associazione degli ex allievi della Normale per aver organizzato questa giornata e in particolare questo evento. Allora, devo dire che sicuramente mi sentirò più a mio agio nella presentazione del pomeriggio, essendo un ingegnere e dovendo parlare di un argomento tecnico. Mi sento forse un po' in soggezione stamattina da ingegnere a parlare di latino nella scuola normale. Quindi credo sia doveroso darvi qualche elemento del perché un ingegnere come me, manager, che dedica la maggior parte del suo tempo alla vita aziendale, sia finito nel mondo del latino. Questo ritengo sia il punto cruciale della mia presentazione e del successo poi della rivista Hebdomada Enigmatum. E proprio da ingegnere io vi dico che molto spesso tendiamo a sottovalutare l'importanza e l'attualità del latino nel mondo moderno. E quindi proprio da ingegnere e manager d'azienda vi dico che ci sono tante nicchie nel mondo reale che a scuola e nel mondo accademico vengono spesso sottovalutate. Vi racconto un paio di aneddoti. 2 anni fa, quando ero amministratore delegato di Enel in Belgio, dovevamo organizzare un consiglio di amministrazione. E tenete presente che la legge del Belgio considera lingue ufficiali per i documenti aziendali il francese, il fiammingo e il tedesco. In Enel le lingue ufficiali a livello internazionale sono l'italiano ovviamente, l'inglese e lo spagnolo, perché avevamo una forte presenza in Spagna. Quindi
Quindi questi verbali dei consigli di amministrazione devono essere tradotti in almeno 3-4 lingue, in italiano, in inglese, in francese e così via. Allora io mi sono detto, ma scusate, perché non usiamo il latino? Siamo nel consiglio di amministrazione italiani e francesi, usiamo una terminologia simile a parole italiane e francesi, così le capiamo. Io vi dico, il consiglio di amministrazione era un consiglio di amministrazione in absentia, questo si dice già in italiano, quando ci sono argomenti semplici da discutere viene distribuito via email in maniera cartacea. E quindi l'idea era, facciamo un consilium administrationis in absentia, facile da capire tra noi italiani e francesi. Per di più c'erano gli avvocati, un avvocato inglese, un avvocato, l'avvocata bulgara, ma gli avvocati, come sapete, studiano praticamente il latino, quindi non avevano nessuna difficoltà a comprendere il testo. Quindi si era creata una nicchia dove il latino veniva a risolvere un problema linguistico. Tenete presente, io parlo per lavoro 4 lingue, inglese, francese, spagnolo, serbo, croato. Per me nessuna lingua ha un fascino particolare, per me le lingue sono uno strumento, se mi aiutano a risolvere un problema io le prendo e le uso. In quel caso il latino era uno strumento a disposizione che io avevo semplicemente preso per risolvere un problema. L'idea era piaciuta, l'ufficio di comunicazione di Enel aveva già preparato un comunicato stampa perché era comunque un'idea carina, peccato però che la legge belga impedisca al latino di essere una lingua per i documenti ufficiali. Quindi noi ci siamo trovati comunque una difficoltà insormontabile, perché avremmo comunque dovuto tradurre il verbale in almeno una delle lingue ufficiali del Belgio. Quindi veniva un po' meno il senso di fare il verbale solo in latino. Poi con gli avvocati avevamo interpretato la legge belga, erano riusciti a estenderla a una lingua viva. Io ho detto, bene, il latino è una lingua viva, è la lingua ufficiale del Vaticano. Non me l'hanno passata e quindi abbiamo dovuto desistere da questo tentativo. Per dirvi che il latino come strumento nella vita reale spesso può risolvere una serie di problemi di comunicazione. Testimonianza di questo è anche il successo che abbiamo avuto l'anno scorso quando abbiamo organizzato con l'associazione dei dirigenti di Enel un corso di Business Latin, il latino per il manager moderno. Frasi e locuzioni latine di uso comune nella vita manageriale. Hanno partecipato 40 dirigenti, siamo partiti da frasi banali come CV, fino ad arrivare a promoveatur, ut amoveatur, ad maiora. Abbiamo identificato 900 frasi, quindi non parole, frasi latine di uso comune nella vita aziendale. Se noi manager volessimo, potremmo parlare la metà del tempo in latino. Quindi le nicchie ci sono e da quelle nicchie dobbiamo partire per rilanciare il latino nella vita reale, senza troppe pretese, senza troppe ambizioni, ma quelle nicchie esistono e vanno sicuramente valorizzate. Questa è la mia premessa per dirvi perché come ingegnere e manager sono finito nel latino. E veniamo poi al discorso dell'enigmistica. Il latino nell'era di internet, la mia presentazione oggi. Volevo fare una domanda. Quanti di voi sono su Facebook? Ecco, direi la maggior parte, soprattutto i giovani, sono su Facebook. Quanti di voi hanno Facebook impostato in lingua latina? Ah bene, c'è uno. Ok. Anch'io, siamo in due. Lo vedremo dopo, insomma, Facebook propone tante versioni, tra cui anche la versione latina, che ha lanciato molti anni fa. È chiaro che poi Facebook, se non vede gli studenti che selezionano la lingua latina, a un certo punto la lascia cadere. Infatti voi vedrete, ve lo mostrerò dopo, nel tempo Facebook ha smesso di tradurre in latino alcune delle parti di Facebook e quindi oggi vi compare un fritto misto di latino, inglese, italiano, poco comprensibile, poi ve lo faccio vedere. Un'altra domanda agli studenti soprattutto, quanti di voi hanno installato il correttore in latino? O anche dei professori, degli studenti? Ecco,
dovete sapere che esiste un correttore in latino, come esiste il correttore in italiano e in inglese. Quindi quando voi scrivete in latino, dovete fare una frase, una traduzione, un esercizio, vi scaricate il correttore, è gratuito, e vi permette comunque di evitare una serie di errori, di piccoli errori. Ovviamente non è perfetto, però è sicuramente un ottimo strumento che vi consiglio di installare sui vostri computer. Quindi questo era un po' un test per dire: il latino nell'era di internet è vivo e vegeto, come vi mostrerò, però forse uno su 100 ne è a conoscenza. Però vediamo il latino nell'era di internet, la classifica. Al primo posto il profilo Twitter del Papa, Papa Franciscus, ex Civitate Vaticana, con, adesso non si vede bene, 769.000 followers. Cioè c'è quasi 1 milione di persone nel mondo, poi lo vedremo nel dettaglio, che segue i tweet del Papa in latino. Al secondo posto nella classifica internet del latino ci siamo noi, con la rivista Hebdomada Enigmatum, 7.000 abbonati in tutto il mondo. Terzo posto Wikipedia in latino con 1.400 utenti al giorno. Quarto posto la rivista online di notizie di attualità Ephemeris. Qualcuno la conosce? Ephemeris, il... Poi è chiaro, uno quando comincia a entrare su internet siamo tutti collegati e quindi trovata una si trovano tutte, un po' tutte le altre. Allora, il profilo Twitter del Papa, io consiglio di seguirlo, vi arriva un tweet ogni 2-3 giorni, insomma non è invasivo se avete il profilo Twitter. E sono delle frasi molto semplici: iejunare superbo corde plus mali quam boni affert, quindi digiunare con un cuore superbo porta più al male che al bene. Primum iejunium est humilitas, quindi il primo digiuno è l'umiltà. Quindi sono frasi facili, tanto per avere ogni giorno uno stimolo un po' trasversale rispetto a quello che è il programma accademico a scuola, che comunque va seguito. Ephemeris, come dicevamo, è una rivista di notizie online di attualità. Quindi voi vedete, è strutturata proprio come un giornale, c'è prima pagina, nunzi, notizie divise per categorie, economia, atletica, quando c'è il campionato di calcio del mondo c'è il resoconto di tutte le partite, c'è l'attualità, qui le proteste in Russia contro la corruzione, oppure la difesa dei munimento americano con i dazi di Donald Trump, e poi vedete tutte le varie rubriche. Ovviamente anche qui ci si pone il problema di come vengono tradotte notizie di attualità in una lingua che molti termini non li aveva. Quindi alcuni termini vengono un po' creati ad hoc, ad esempio qui vedete in basso a sinistra si legge sotto scuola normale superiore olmesiaca, non significa niente in latino, è semplicemente la traduzione di Sherlock Holmes che viene pubblicata a puntate in latino. Quindi i termini vengono un po' creati, Donaldus Trump, voi vedete lì. Diciamo che non ci facciamo problemi nello scrivere questi articoli, nel dover comunque poi interpretare e volendo anche forzare la terminologia internazionale. Sicuramente facciamo riferimento al dizionario del Vaticano, che aggiorna continuamente i vari termini, c'è il dizionario Morgan di terminologia moderna, e quindi ovviamente leggere o diventare un collaboratore di Ephemeris permette di riscoprire tutta una serie di strumenti di latino moderno. Come dicevamo prima, trovato uno, alla fine tutti gli altri vengono un po' a grappolo. Wikipedia in latino, questa è una risorsa che noi per i cruciverba utilizziamo moltissimo, perché quando ci serve un termine o una definizione usiamo due strumenti, il Forcellini, chi lo conosce? Ok, Forcellini è già più conosciuto. Il Forcellini è un dizionario latino-latino, quindi noi quando dobbiamo creare una definizione di una parola latina nel cruciverba in latino, andiamo sul Forcellini
e prendiamo quella definizione, così sappiamo che è intrinsecamente corretta, perché voi dovete sapere che intorno a questa rivista di latino e di greco, quando la pubblichiamo, ogni volta arrivano i commenti dei lettori: ah, ma questa parola non si usa, Cicerone la usa in un altro senso. Quindi entriamo in una serie di dispute infinite. Quindi avere come riferimento il Forcellini, che comunque è un riferimento accettato da tutti, ci garantisce un po' da eventuali discussioni, perché poi queste discussioni durano per mesi senza arrivare a una soluzione. Quindi Forcellini e Wikipedia in latino per noi sono dei riferimenti importanti per la creazione di definizioni in latino. E anche Wikipedia, lo vedete qui in alto a sinistra, ha un po' tutte le categorie della Wikipedia tradizionale, tra cui anche, vi segnalo, la taberna, che sarebbe quello che in italiano Wikipedia è il bar, dove voi andate e scambiate un po' di commenti su come fare. Chi ha mai creato voci in Wikipedia anche in italiano? Una persona, due persone? Wikipedia è facile, voi andate lì, cliccate, vuoi modificare, modifica e scrivete quello che volete. Quello che volete fino a un certo punto, perché poi ci sono dei controlli abbastanza seri per... Anche Wikipedia in latino è facilmente modificabile e ha molte voci. Allora io qui vi metto il confronto tra le varie Wikipedia. Questo perché ve lo faccio vedere? Perché, come vi dicevo prima, il latino è tutt'oggi una lingua che compete con le altre lingue in una serie di settori. Quindi vediamo come si posiziona in classifica tra le lingue nel mondo. Wikipedia è solo un riferimento, un esempio. Vedete, il latino è al 51esimo posto, primo ovviamente l'inglese. L'italiano è all'ottavo posto, quindi su un totale di circa 300 lingue. Il latino è 51esimo, quindi non è male. È nella parte alta, nel 25% più alto delle lingue. Ora però, se guardiamo nel dettaglio, allora è chiaro che quella inglese ha 20 milioni di utenti al giorno che si collegano alla home page di Wikipedia, quella italiana 1,1 milioni di utenti, Wikipedia 1.400 utenti, vedete che c'è proprio un ordine di grandezza inferiore. A livello di utilizzatori, intesi nel senso di modificatori attivi, si passa dai 30 milioni di Wikipedia in inglese, 1,5 milioni in italiano, 100.000 in latino. Wikipedia in inglese ha 5,4 milioni di voci, quella italiana 1,3, quella latina 100.000 voci. Non è qui tanto il problema di Wikipedia in latino è la qualità delle voci. Wikipedia ha un indicatore di qualità con una certa formula. Qualità più alta è per l'inglese 971, l'italiana 124, la latina soltanto 12. E quindi io qui lancio una sfida, ma come la faccio quando vado a fare le presentazioni nei licei? Sfida numero uno: rendere Wikipedia in latino una delle 10 migliori versioni di Wikipedia in termini di numero e qualità delle voci. È un obiettivo impossibile, difficile? No. Noi abbiamo circa 1 milione di studenti tra liceo classico e scientifico, se solo 10% aderiscono a questa iniziativa, ogni studente scrive 10 voci in Wikipedia in latino, ecco che abbiamo superato addirittura l'italiano. Una volta che il latino entra nella top 10 di Wikipedia, è chiaro, si crea tutto un meccanismo virtuoso intorno alla lingua, uno ha un riferimento pubblico ufficiale di elevata qualità. Chiaro, la stampa poi si incuriosisce, le persone prestano più attenzione, si crea questo circolo virtuoso. Ma questa è solo una delle prime sfide. Ripeto, in un anno questo obiettivo, da manager, lo dico, è assolutamente raggiungibile. C'è un mercato lì fuori, il mercato può essere aggredito, si può puntare alla top 10. Abbiamo parlato di Facebook, qui ve lo faccio vedere, questa è la mia home page di Facebook, come vedete c'è un fritto misto di latino e inglese nel mio caso, perché la versione precedente che avevo era in inglese. E quindi voi avete vicino alla mia immaginetta cosa pensi, quid cogitas, oppure in alto la ricerca quare homines locos et res, la home è domus. Quindi cose abbastanza comprensibili. Una cosa che a me fa impazzire, che piace tantissimo, era questo poke di Facebook. Io non ho mai capito
che cos'era, non so poi se voi lo usate, magari lo usate più spesso. In latino viene tradotto proprio con titilli, che proprio dà l'idea di titillare, di andare un po' a sfruculiare, come si dice al sud, qualcuno, quindi il poke inglese che tu vai col dito a bussare, in latino, ecco, è addirittura più pregnante che non nell'inglese o nell'italiano, che tra l'altro non esiste la traduzione italiana di poke. E quindi poi eventum facere, ci sono tutta una serie di cose che sono tradotte in latino, altre che purtroppo Facebook a un certo punto ha visto che nessuno scaricava la versione latina e quindi ha un po' abbandonato, e tutte le versioni successive erano di default in inglese. Quindi anche qui la seconda sfida è rendere il latino la seconda lingua di Facebook in Italia. Se tutti gli studenti, alla fine è divertente, vi rimane molto in italiano, alcune cose vi compaiono in latino ma sono assolutamente comprensibili. Se gli studenti si scaricano, basta andare nella sezione lingue, selezionare latino, è veramente semplicissimo. Anche Facebook comincia a vedere che c'è un interesse, comincia a curare di più la versione latina, coinvolge i professori di latino, si innesca anche qui un meccanismo virtuoso che rilancia questa lingua nel mondo di internet. E veniamo un po' a quello che è l'enigmistica in latino, che è stato poi il modo per me di entrare nel mondo del latino a distanza di 20 anni, perché io poi dopo il liceo scientifico non ho più continuato gli studi di latino, ho fatto ingegneria. Sono ritornato sull'enigmistica in latino, vi racconto un po' la storia, perché eravamo 3 anni fa una rimpatriata con degli studenti del liceo, e noi al liceo, io vengo da un paesino di 5.000 abitanti, c'era un liceo sezione unica, creavo cruciverba, ma già dalle elementari creavo questi fogli a quadretti con i cruciverba per il doppio foglio che davo a tutti i miei compagni di scuola in italiano alle elementari. Al liceo avevo fatto questo tentativo di fare la rivistina di enigmistica in latino, ma eravamo in due, ce la scambiavamo tra di noi e lì rimaneva. Fatta la seconda, insomma, uno passa anche l'entusiasmo e l'abbandona lì. Perché è chiaro, vivevo in un paesino piccolo, internet non c'era, farla stampare diventava un'impresa enorme. Quando ci siamo ritrovati 3 anni fa con questi compagni del liceo e abbiamo ricordato questo divertimento in due che facevamo, ci scambiavamo tra di noi, due utenti eravamo, abbiamo detto ma oggi con internet magari se la facciamo in PDF, la proviamo a distribuire e vediamo come va. Ha fatto il primo numero, fondata nel 2014, siamo arrivati oggi a 7.000 abbonati, di cui il 50% dall'estero. Ora, può sembrare un numero piccolo, però molti di questi, come farò vedere, sono professori che la scaricano, la stampano e poi la distribuiscono a tutti gli studenti. Abbiamo pubblicato ad oggi 26 numeri in latino e 5 in greco antico per un totale di 500 pagine. Quindi siamo oggi la rivista di latino vivo più letta nel mondo. Uno può dire, vabbè, non ci vuole molto, insomma ce ne saranno 2 o 3, però comunque è un risultato. Io da manager poi devo sempre dire quali sono gli obiettivi che abbiamo raggiunto. Però sicuramente questa linguistica in latino è stato un piccolo successo che è stato possibile grazie a internet, perché quando l'avevamo lanciata negli anni 80 era rimasta lì ed era morta lì. Quindi internet sicuramente è uno strumento che può permettere al latino di diffondersi ulteriormente. Cosa dice la stampa di noi? Siamo stati supportati soprattutto dalla stampa inglese, BBC News ha finalmente qualcosa di carino e divertente oltre alla letteratura classica, il Telegraph un successo a sorpresa. Ma per dirvi, noi siamo finiti anche in Russia e sulla Pravda con questa rivista, quindi è stata una cosa molto divertente. E a quel punto, questo era verso il terzo o quarto numero, abbiamo avuto una responsabilità, perché anche lì dopo 5 numeri abbiamo detto vabbè, ormai ci siamo divertiti, la chiudiamo, e poi è diventata quasi una responsabilità e continuiamo, nonostante, vi assicuro, gli impegni di lavoro. Per me dedicarmi a questa rivista è effettivamente molto impegnativo, però ormai è diventata una cosa consolidata e sono ben contento di continuare. Cosa dicono i nostri lettori? Ad esempio, Iula Luce, poi dipende dalla pronuncia, salutem plurimam dicit,
Gratias tibi toto corde, sed mi queso dicas cur anglice scribis. Perché scrivi in inglese quando mandi la rivista? Questo era uno dei primi messaggi. Tanto qui, cioè, se uno si iscrive alla rivista, parliamo tutti latino, insomma, scrivi in latino. Tutti qui che ci siamo iscritti a questa newsletter, linguam nostram latinam colunt, cioè, perché io all'inizio mandavo il messaggio in inglese, adesso mandiamo in inglese, in italiano, latino, adesso aggiungo anche il francese, e tanto è un messaggio abbastanza standard. Questa era una delle prime lettrici dalla Germania. Poi dall'Italia... ho scoperto da poco Hebdomada Enigma, tu una splendida iniziativa, mi ha fatto riscoprire il piacere di creare cruciverba oltre che di risolverli. Accettate contributi, ecco qui approfitto, accettiamo contributi. Noi siamo un gruppetto di 5 persone di cui hanno portato la foto, avrei dovuto metterla. Abbiamo questa signora che quando ha iniziato a collaborare con noi nel 2014 aveva 93 anni, oggi ne ha 96. Questa signora mi manda i cruciverba in Excel, le definizioni in Word, quando dobbiamo discutere qualcosa ci colleghiamo via Skype, ci siamo incontrati, abbiamo cominciato a collaborare su internet, ci siamo incontrati poi dopo un anno la prima volta, lei era venuta a un evento a Roma e ci siamo conosciuti. Quindi per dire, su questa rivista è nata su internet, io e i miei collaboratori non li ho mai visti, molti di questi, soprattutto quelli sul greco antico, che sono dall'Inghilterra, collaboriamo, ci sentiamo, ci scambiamo file, commenti, non li ho mai visti, salvo questa signora che ci siamo incontrati poi nel 2015. Quindi ripeto, anche qui internet ha facilitato una modalità collaborativa per creare questa rivista. L'ultimo commento che vi faccio vedere, a me questo quando mi arrivò mi ha fatto veramente tanto ridere. Io insegno, è una professoressa, insegno latino, spagnolo e faroese nelle isole Faroer e sono interessata a usare il cruciverba latino nel mio insegnamento. Poi lei mi ha chiesto, voleva valorizzare i giochi con i numeretti, tipo quello unisci puntini, dove puntini anziché da 1 a 40 li scriviamo in numeri latini, così per rendere i giovani, avvicinarli ai numeri latini. Però per dirvi, dalle Faroer abbiamo lettori, una professoressa che poi stampa la rivista e la distribuisce agli allievi. Quindi questo per dirvi, internet ci ha permesso veramente di recuperare quelle nicchie di latino che poi magari si sentono abbandonate e invece con questi strumenti si sentono più coinvolte in una comunità internazionale. Allora, le origini della rivista ve lo spiegate, vi racconto un po' le origini dell'enigmistica, Edipo e la Sfinge li conosciamo tutti, quindi l'enigmistica non è una cosa nuova che ci siamo inventati oggi. Nella forma dell'indovinello le origini risalgono ai tempi della Grecia. Quindi il primo indovinello lo conoscete tutti, a Tebe la Sfinge chiede ai passanti qual è quell'animale che la mattina cammina con 4 zampe, durante il giorno con 2 e la sera con 3 e più zampe usa e più lento va. E quindi la risposta è ovviamente l'uomo che da bambino cammina carponi, da adulto cammina eretto e poi da vecchio con il bastone. Quindi dopo di questo la Sfinge si getta dalla rupe e muore. E quindi Edipo e la Sfinge, se voi consultate la settimana enigmistica, compaiono un po' in tutte le sezioni, quindi sono diventati il simbolo dell'enigmistica. Però rimaniamo sempre a livello di semplice indovinello, quindi giochiamo un po' con il significato, con le parole. Invece una frase di, se veniamo al latino, una frase che mi sono segnato di Cicerone, in una sua lettera lui scrisse «Mitto tibi navem prora puppique carentem», quindi ti mando una navem senza poppa e senza propria, senza inizio e senza fine, un po' quei giochi che trovate sulla settimana enigmistica. Quindi navem senza inizio e senza fine è ave, quindi per dire ave ha usato questo gioco di parole, che uno potrebbe dire oggi scarto iniziale e finale di lettera, come direbbe la settimana enigmistica. Però nel latino, diciamo, abbiamo il primo pseudo esempio di cruciverba. Non so se lo conoscete, il Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Avevate mai visto? Sì. È un esempio classico, anche perché ricorre
un po' in tutta Europa, in varie chiese, templi, ruderi romani addirittura, ricorre un po' dappertutto. Le origini sono ignote, sono state fatte diverse attribuzioni a questa frase. La parola repo non ha riferimenti, quindi può essere un nome proprio oppure un derivato da una parola carro, e l'hanno interpretata come sono varie traduzioni, il seminatore con il carro, se si interpreta repo come carro, tiene con cura le ruote, oppure a repo, se lo consideriamo nome proprio, il seminatore tiene con maestria l'aratro. Quindi si sono scatenate un po' tutte le interpretazioni, tra l'altro ruotando, rielaborando le lettere, si ottiene due volte la parola paternoster e rimangono fuori due A e due O. Quindi l'hanno interpretata come paternoster dall'alfa alla omega. Però questa è soltanto un'altra, un'ulteriore rielaborazione del gioco. Allora, cosa ha questo gioco di particolare? Che se voi lo leggete in continuità, satora repo tenet opera rotas, è una classica frase palindroma. Voi la potete leggere da una direzione o dalla fine verso l'inizio. In più, ha l'ulteriore proprietà che può essere inserita in un quadrato 5x5, dove le parole poi un quadrato simmetrico, perché vedete la parte in basso a sinistra è simmetrica rispetto a quella in alto a destra. Quindi abbiamo una doppia simmetria, simmetria come palindromo quando voi lo leggete esteso, simmetria quando viene inserita in una griglia. Quindi questa doppia simmetria è effettivamente per un enigmista molto affascinante, quindi voi potete immaginare, ai tempi latini era il primo caso, il fascino che questa simmetria, doppia simmetria, poteva generare. E quindi poi sono scatenate tutte le interpretazioni e la diffusione di questo quadrato. Ora, da enigmista, io vi dico che se a me mi chiedete di elaborare una frase palindroma che rientra in uno schema di 5x5 e mi dite una parola, la puoi usare come jolly, a repo in questo caso non significa niente, io ve ne creo tantissime. Quindi da enigmista moderno, semplicemente io in questo gioco vedo un gioco enigmistico molto carino, con doppia simmetria, dove però hanno dato una parola jolly, quindi sono bravi tutti poi a creare queste simmetrie. Tra l'altro vi dico da enigmista che se noi sostituiamo quella P con N, tutte le parole hanno un significato, diventa Sator Areno Tenet Onera Rotas, quindi correggiamo il quadrato. E poi anche qui potete sbizzarrire con le traduzioni, il seminatore tiene pesi, io areno le ruote, e poi ci trovate tutti i significati che volete dietro. Però per dire, dal punto di vista enigmistico è affascinante perché c'è una doppia simmetria. C'è un errore, perché arepo non significa niente, quindi la parola jolly che è stata inserita lì tanto per creare la simmetria, si può correggere sostituendo P con N. Però, ripeto, oppure addirittura tenet, che è la parte centrale, quella N può essere sostituita con RPG, con tutte parole di significato in latino, creando ulteriori sensi e significati. Quindi, tutte le interpretazioni che sono state date di questo quadrato, lette da un enigmista oggi, sono semplicemente considerazioni tecniche. Non c'è niente, nessun messaggio divino, ecco, dietro questo quadrato. Però sicuramente questo è il primo esempio di calcolo combinatorio applicato alle lettere, che è proprio la definizione di enigmistica. Un altro esempio, sempre latino, è la raccolta di enigmi, enigmata simposii, quindi gli enigmi del simposio del IV-V secolo d.C., sono molto degli indovinelli molto sofisticati, di origine ignota, vengono attribuiti a un generico simposio, interpretando il genitivo simposi come il nome di una persona, ma probabilmente era semplicemente enigmata simposi che venivano letti durante un simposio, durante un pranzo, una riunione e così via. Tra l'altro noi questi li ripubblichiamo a puntate, anche se li trovate su internet, sulla nostra rivista, 4 in ogni numero, su 25 numeri. Rebus. Qui vi faccio vedere un rebus di Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era un grande compositore di rebus, qui ve lo faccio vedere già specchiato perché poi lui scriveva a specchio. Questo è uno molto carino, anche lui sui rebus era veramente insuperabile anche per un enigmista moderno. Ad esempio qui vedete a sinistra un colle, poi un pane, poi dell'aria
e infine a destra una donna con una vela gonfiata dal vento che era il simbolo della fortuna. Quindi se mettete le parole in fila, col, pane, l'aria, fortuna, e poi riassemblate le lettere in maniera diversa, ottenete col pane, l'aria, fortuna, che è una cosa, vi assicuro, tecnicamente molto sofisticata, molto bella. Quindi assolutamente Leonardo da Vinci ci dà una pista, dà una pista a tutti gli enigmisti moderni, anche in un'era in cui l'enigmistica non era così strutturata e formalizzata. Veniamo invece al principale successo dell'enigmistica, che è invece il cruciverba. Voi sapete quando è stato creato il primo cruciverba? Questo si legge spesso nei giornali. Il primo cruciverba è stato pubblicato a New York il 21 dicembre 1913 da parte del Arthur Whinney, giornalista inglese di Liverpool, ed era questo qui. Allora, era un cruciverba ancora in una forma strana, qui lo vedete a forma di losanga, senza caselle nere, e le definizioni non era uno orizzontale, due verticale e così via, venivano indicate, voi vedete l'uno verticale, veniva indicato come 1,32, c'era un numero di inizio, un numero di fine, quindi era semplicemente una notazione di tipo diverso. Non c'erano caselle nere, però era comunque facile da creare. Circa 40 anni fa è nata una disputa, gli italiani hanno detto no, il primo cruciverba è stato creato da un italiano che era Airoldi, che già nel 1890, il 14 settembre, sul numero 50 del Secolo Illustrato della Domenica, aveva pubblicato nella sezione per passare il tempo questo gioco, che era effettivamente è il primo cruciverba. Quindi vedete, è un cruciverba 4x4, senza caselle nere, quindi limita un po' le forme, la grandezza delle forme, con le definizioni, e quindi era un cruciverba assolutamente corretto. E quindi è nata tutta una disputa, che però poi non si è conclusa, perché poi non è che stiamo parlando di un primato assoluto. Però effettivamente il primo cruciverba tecnicamente corretto è stato creato da un italiano. Quindi addirittura 20 anni prima di quello ufficialmente riconosciuto come il primo cruciverba nel mondo. Qui però, come vedete, mancano ancora le caselle nere, che sono comunque uno strumento per facilitare poi la creazione di cruciverba più estesi. E quindi veniamo all'enigmistica latina. I nostri sicuramente non sono i primi cruciverba in latino, ma sono la raccolta più completa di enigmistica in latino, perché poi noi tutta l'enigmistica creata oggi l'abbiamo replicata in latino, il sudoku addirittura con i numeri latini, proponiamo il rebus, cruciverba crittografico, quello con i numeretti, a ogni numero corrisponde una lettera. Però per farvi vedere che il cruciverba in latino, il nostro obiettivo quando creiamo un cruciverba è creare un cruciverba risolvibile anche da chi il latino neanche l'ha studiato. Può sembrare una considerazione estrema, ma è così. Allora, se noi guardiamo questo cruciverba, ne ho preso uno orizzontale, in puntini puntini stat virtus, anche se uno non ha studiato il latino, in medio stat virtus, lo diciamo nella lingua italiana, e quindi uno orizzontale medio, sei orizzontale, verba puntini puntini, scripta manent. Qual è la parola nascosta? Volant. Tra l'altro poi noi facciamo questi, se vedete il 6 verticale, c'è la stessa frase, puntini puntini volant, scripta manent. Quindi se non ve la ricordate avete comunque, insomma, vi regaliamo due parole nel cruciverba. Ma se continuiamo, 7 orizzontale, prima sillaba erroris, er. 8 orizzontale, vabbè qua bisogna fare un po' di conti, 98 più 4, 102, e quindi CII. Continuiamo, 9 orizzontale, requiescat in pace, RIP, quello che ormai è diventata una parola inglese è una parola latina, 11 orizzontale, seconda et quarta littera equi, quindi seconda e quarta le mettete, saltiamo la 12, magari può essere un po' più complessa, 14 orizzontale, Sator, puntini puntini, tenet opera rotas, abbiamo appena visto, Arepo.
avete risolto il cruciverba, ma senza nemmeno conoscere troppo il latino. Poi avete in più le verticali che vi possono aiutare e questi cruciverba sono veramente molto semplici. Poi è chiaro, verso la fine della rivista ci sono i cruciverba un po' più, insomma, che serve il vocabolario per dare qualche stimolo in più. Passiamo invece al, se lo possiamo rimettere un po' più piccolo così vediamo le definizioni. Allora, questo è un cruciverba sillabico, anche per stimolare gli studenti a utilizzare la divisione in sillabe in latino, che è un po' diversa da quella in italiano. Anche qui vi regaliamo due parole, l'uno verticale, nil, puntini puntini, volenti. Ok, non me la ricordo la frase, vado a vedere il 7 orizzontale, nil, difficile, puntini puntini. Quindi la frase è nil, difficile, volenti. L'uno verticale è difficile, la soluzione è difficile, il 7 orizzontale, la soluzione è volenti. Ma per esempio, se prendiamo il 6 orizzontale, dove c'è la sillaba fi, che già l'avete messa, 6 orizzontale, tu cuoco e brute, puntini puntini mi, fi, li. Quindi, vedete, la difficoltà da parte nostra nel comporre in latino, non è tanto che dobbiamo comporre un cruciverba e comporre in latino, è una cosa complicata, poi vi spiego che è una cosa semplicissima, la difficoltà è comporre dei giochi in cui noi vediamo una serie di elementi per facilitare la soluzione, che anche senza dizionario dovete essere in grado di risolverlo. Infatti ai miei collaboratori, quando mi mandano i giochi della parte facile, l'obiettivo per me, che non sono comunque un latinista, deve essere di risolverli completamente senza dizionario, altrimenti glieli rimando, oppure li mettiamo nella sezione difficile con dizionario. Quindi la difficoltà di comporre non è tanto comporre un cruciverba in latino, oddio, manco in italiano li saprei comporre, figuriamoci in latino. Invece, e qui veniamo a un altro elemento che fa parte del colore di questa rivista. Quando ho lanciato la rivista, all'inizio l'ho creata tutta io, ho creato tutti i giochi, mi ci sono messo, e il rebus, il cruciverba sillabico, il cruciverba semplice, quello crittografico, eccetera. A un certo punto ho detto adesso vado da dei latinisti, li coinvolgo nella creazione di cruciverba e creiamo cruciverba sempre più complessi. Lì ci siamo scontrati con della frustrazione. Ero andato all'Accademia, un'accademia a Roma, adesso non parliamo di dove si parla latino, però effettivamente c'era una frustrazione sia nel risolvere i cruciverba, sia addirittura poi nel crearli. Questo perché poi ci siamo resi conto, se io chiedo a voi, voi qui siamo tutti madrelingua italiani, molti di voi magari non hanno nemmeno il piacere di risolvere i cruciverba in italiano, figuriamoci creare. Chi è qui che crea cruciverba in italiano così per divertimento? C'è una persona che si diverte. Però per dire, come vedete, la conoscenza della lingua italiana non è una condizione necessaria e sufficiente per creare dei cruciverba in italiano. Idem, la lingua latina, la conoscenza della lingua latina non è una condizione per cui, conoscendo benissimo il latino, io riesco a creare dei cruciverba in latino. Allora ci siamo chiesti, ma come mai questo? Come mai io, che non sono un latinista, o perlomeno sì, il latino ho studiato, ero molto bravo, mi piaceva tantissimo, ho un po' cercato di coltivarlo anche negli anni successivi, com'è che ho creato io il primo cruciverba in lingua latina? Questo perché sono ingegnere. Cruciverba significa cruci, verba, incrocia le parole, crosswords, incrocia le parole, torniamo sempre allo stesso significato. Quindi creare un cruciverba in latino, o creare un cruciverba in generale, è un esercizio di calcolo combinatorio, con delle regole ben precise. Oggi avete dei software che vi creano i cruciverba, dando un po' di lettere qua e là, e poi il resto lo fanno loro. Quindi è banalmente un esercizio di calcolo combinatorio dove il significato della parola non serve a niente di fatto. Io prendo le parole, le incrocio finché non si incrociano, tra l'altro oggi è molto più facile farlo rispetto a quando io ero al liceo che creavamo, perché oggi abbiamo questi dizionari online latino-italiano dove uno può mettere, che ne so, mi serve una parola che comincia con ba e finisce con us, io scrivo ba, asterisco us e mi vengono fuori tutte le parole, e quindi questo mi semplifica enormemente nella creazione di un cruciverba. Poi mi viene fuori la parola bardus, per esempio, io prendo e la uso e poi vado a vedere cosa significa. Quindi senza nemmeno chiedermi il significato della parola. Per dimostrare questo, qui mi spingo un po' oltre, io, avendo fatto il liceo scientifico, non avendo mai studiato il greco antico, ho
creato il primo cruciverba in greco antico. Quindi tutta la prima rivista di greco antico, tutti i giochi che ci sono, li ho creati tutti io. Ovviamente i testi dei giochi no, mi sono fatto aiutare da professori di greco, ma i giochi li ho creati io. Questo perché? Perché una volta identificato il problema, la conoscenza della lingua non serve a niente per la creazione dell'enigmistica, ho detto vi dimostro questo assunto facendo un esperimento su me stesso. Vi assicuro che è stata comunque una fatica immane, quindi diciamo alla fine ho provato vari sistemi per creare il primo cruciverba, quello che poi ho preferito perché era poi molto sofisticato. Cosa ho fatto? Ho creato una griglia 5x5, un po' il Satora Repo che avete visto, ho preso tutte le parole di 5 lettere del proemio dell'Odissea, le ho ordinate, le ho classificate per prima lettera A e così via, ho fatto proprio un lavoro di calcolo combinatorio, le ho incrociate e alla fine ho elaborato il primo cruciverba in greco antico. Poi ho detto, va bene, creo anche le definizioni, prendo il verso dell'Odissea in cui compare quella parola, tolgo la parola, metto il verso con puntini puntini e ho creato la definizione. Quindi ho creato, senza avere nessuna conoscenza del greco antico, il primo cruciverba in greco antico, incluse le definizioni, dimostrando che l'enigmistica non ha niente a che vedere con la conoscenza della lingua, ma puramente calcolo combinatorio. Quindi è un esperimento che abbiamo fatto, poi la rivista una volta lanciata, i professori che collaboravano sul latino a quel punto sono messi a creare cruciverba anche in greco antico, quindi adesso è diventata una cosa già più sofisticata. Dove interviene la conoscenza della lingua? Quando creo la definizione, perché la definizione può essere creata sì prendendo una frase fatta e togliendo la parola, ma può essere creata anche come indovinello. Nei cruciverba inglesi viene molto usata questa tecnica. Quindi c'è un gioco nel gioco, la definizione che è un indovinello, e ovviamente lì si gioca sul doppio senso della parola, e lì serve il latinista, serve il grecista. Io mi limito nelle mie definizioni a usare frasi fatte da cui tolgo la parola, anche il latino, oppure a usare il forcellini, prendo lì la definizione, oppure a elaborare delle frasi molto descrittive, quindi non mi lancio nel doppio senso latino, qui è il mio limite, dove invece il latinista interviene e crea delle definizioni molto, molto carine, molto sofisticate. Quindi questo per spiegarvi un po' i meccanismi alla base di questa riscoperta dell'enigmistica in latino. Quindi è nata come gioco, è diventata poi un esperimento, è diventata un caso di marketing, perché poi per me come manager era anche vedere fin dove spingere i limiti di questa iniziativa. E torniamo anche al rebus, per esempio questo era un rebus, questo l'avevo fatto io mi sembra, sì, anche qui prendo sulla soluzione per non rischiare di creare una frase sbagliata, prendo frasi già fatte. In questo caso voi vedete, se c'è un bambino nato, se natus, poi c'è un albero fuori, magari lasciamo un attimo stare, può essere, e poi c'è romanus, allora uno dice se natus, romanus, populus era il pioppo, populusque romanus. E quindi noi di queste frasi abbiamo preso un po' tutte le frasi fatte in latino e abbiamo creato i rebus a ritroso, scomponendo semplicemente le parole. Anche per fare questo, qui serve forse la conoscenza della lingua, perché per scomporre poi senatus populusque romanus e identificare le sottoparole, un minimo di conoscenza della lingua, uno deve vedere subito la scomposizione, perché sennò non si arriva a conclusione. E quindi anche su questo, da uomo di marketing, io sono qui a fare marketing, non altro, lancio la sfida, questa è la nostra pagina, vi potete iscrivere latincrosswords.com, è gratis, e la sfida è rendere Hebdomada Enigmatum una delle 10 riviste mensili più diffuse in Italia. Siamo a 7.000 iscritti, dobbiamo arrivare a 100.000, se il solito milione di studenti, il 10%, i secchioni, diciamo così, si iscrivono, io ero un secchione ai tempi, arriviamo a 100.000 nuovi iscritti e siamo nella top 10 dei mensili più letti in Italia. Una volta che uno è nella classifica, anche qui si genera un meccanismo virtuoso che riporta un po' il latino alla ribalta nelle classifiche, nella stampa e nell'opinione pubblica. Quindi ricapitoliamo le sfide che vi propongo oggi: rendere Wikipedia in latino una delle top 10 Wikipedie nel mondo, rendere Hebdomada Enigmatum una delle riviste mensili più lette in Italia,
e rendere il latino la seconda lingua più adottata da Facebook in Italia. Allora, se siete pronti per queste sfide, vi dico semplicemente che basta un click. Grazie. Non so se c'è qualche domanda, curiosità. C'è qualcuno che ha curiosità di diventare collaboratore, capire come si crea un cruciverba in latino? No. Vi assicuro che non è così difficile. Se lo fa una signora di 96 anni, lo possono fare sicuramente degli studenti con la mente fresca. Va bene, quindi io direi ci lasciamo così. Spero che almeno i presenti nella sala su Wikipedia in latino vadano almeno a curiosare. Qui è veramente stimolare una curiosità e avervi passato un messaggio che il latino non è soltanto confinato nei libri di scuola o nell'accademia. Ve lo dico da manager e da ingegnere che ha altre priorità nella vita. C'è un mondo fuori dove...